Benvenuti nel maestoso tempio di Abu Simbel, un capolavoro dell'architettura egiziana costruito da Ramè II. Situato più a sud lungo il Nilo, nella regione della Nubia, questo tempio è un esempio raro di un tempio rupestre completamente scavato nella roccia solida. La facciata a pilone del tempio è imponente, alta 32 metri e larga 36 metri, con quattro statue colossali di Ramè II che si ergono maestose sopra i 20 metri di altezza. Mentre ci addentriamo nel tempio, vediamo come le caratteristiche tipiche dell'architettura egiziana si mescolano perfettamente con gli elementi locali. L'interno è composto da spazi processionali e colonne antropomorfe, ornate con figure umane, che conducono verso un vestibolo con rilievi vivaci che raccontano le imprese militari di Ramè II. Le camere adiacenti al vestibolo erano probabilmente utilizzate come depositi per gli utensili e i mobili del tempio, mentre la sala ipostila con quattro pilastri conduce al santuario, dove Ramè II è rappresentato seduto tra le divinità come un altro dio. Questo è solo uno dei molti modi in cui Ramè II ha cercato di trasmettere la sua grandezza al mondo. Il tempio di Abu Simbel è un monumento alla sua devozione verso gli dei e alla sua abilità di fondere la grandiosità dell'architettura egiziana con gli elementi locali. E non possiamo dimenticare che questo faraone ha costruito anche un altro tempio in onore della moglie Nefertari, che imita ancora la forma caratteristica dei piloni nella facciata scolpita. Questi templi sono la testimonianza della grandezza dell'antica civiltà egiziana e della sua abilità di creare monumenti che ci lasciano ancora oggi senza parole. Grazie per aver visto il video. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale per non perderti il prossimo spunto di viaggio.